vedere tutte le persone che sono venute con noi a rendere onore e a salutare nostro padre. E volevo dirvi dal cuore che la nostra famiglia vi ringrazia, perché ognuno di voi ci è stato vicino, chi in questi ultimi mesi, chi anche solo in questi ultimi secondi prima di entrare in chiesa, in un modo veramente sbalorditivo. E vi ringraziamo tutti dal cuore. Vorrei anche ringraziare i pompieri che sono qui, perché una delle prime telefonate che ho ricevuto, dovete sapere, quando ero ancora sotto shock dopo la morte di nostro padre, è stata quella di Piero Muscardini, che ha conosciuto papà negli anni 70 quando faceva il cronista e passava allegre serate nella caserma dei pompieri a chiacchierare, a fare il suo lavoro. E lui mi ha chiesto l'onore di poter portare nostro padre, e vi ringraziamo di averlo fatto. Allora, proprio come mio padre, io mi sono ridotto a scrivere questo discorso questa mattina tra un biberon e un pannolino. Avevo troppa paura di dover mettere un punto a questi ultimi mesi, alla nostra vita insieme. Dovete sapere che una delle mie più grandi paure da sempre è stata quella di perdere mio padre, perché temevo di non averci passato abbastanza tempo insieme. Negli ultimi 2 mesi però ho avuto la possibilità di viverci in simbiosi, di indossare i suoi panni. Che fatica, ragazzi! Pensavo di essermi fatto un'idea, credetemi, ma non si avvicina minimamente alla mole di cose che nostro padre era in grado di racchiudere in una giornata. E noi eravamo in 3 e arrancavamo. In tutto ciò oscillavo costantemente tra la felicità di stare con lui e l'angoscia che ogni saluto potesse essere l'ultimo. Nostro padre ha vissuto tante vite, quelle che mi avete confermato in questi ultimi, quello che mi avete confermato in questi ultimi giorni è che, come nelle più grandi inchieste, ha lasciato dei piccoli pezzi di sé sparsi in tutti noi. Era impossibile inquadrarlo. Ogni volta che pensavi di aver capito chi fosse, di averlo capito, saltava fuori un nuovo elemento di una delle sue vite passate che sparigliava tutto. Nel suo universo ognuno di noi rappresentava un satellite che gravitava intorno alla sua orbita, e tutti inesorabilmente siamo rimasti abbagliati dalla sua luce. Non era facile stargli vicino, alle volte era faticosissimo, ma non potevi non amarlo, volergli bene. Il suo sorriso da bambinone e quella risata contagiosa che ti faceva dimenticare tutto. Negli ultimi 2 mesi mio fratello e mia sorella ed io non l'abbiamo mollato un attimo, sempre al suo fianco, e fino alla fine non ha perso la sua energia dirompente, quell'irrequietezza, la sua tenacia, l'ironia, l'irreverenza, la rabbia. Abbiamo cazzeggiato alla grande tra vecchi film che conosceva a memoria, tutti gli infermieri ai quali voleva spezzare un polso se solo si fossero azzardati a fargli un altro prelievo, il primo badante che è durato ben 3 ore, grandi mangiate, notti insonni e tante, credetemi, tantissime risate. Dovete sapere che tutte le mattine facevamo la rassegna stampa di chi lo aveva chiamato, di chi gli aveva scritto, e vi leggeva tutti, anche se a volte magari non vi ha risposto. Finalmente si è anche tolto la corazza e ci ha mostrato il suo lato più umano, più fragile, e ci ha permesso di aiutarlo a modo suo. Vedere la dignità con cui nostro padre ha affrontato gli ultimi mesi di malattia e l'eventualità della morte mi ha rassicurato. Grazie a lui ho trovato il coraggio di non avere più paura di perderlo. Papà è rimasto un guerriero fino alla fine.
dirti addio tosta. Ma, e non voglio farlo, ma per fortuna siamo circondati da tantissimi amici, colleghi, che ti vogliono un bene dell'anima. Sarà tosta per tutti, ma ci faremo forza a vicenda. Siamo stati travolti da un'ondata d'amore che per un po' forse allieverà il nostro dolore. Ci riempie d'orgoglio e gratitudine aver avuto un padre che è stato un grande. Grazie, perché insieme a Mami mi avete fatto il regalo più prezioso, cioè lui e Vic. Noi tre, e senza i quali io sarei crollato. Io ti voglio ricordare così. Nella nostra vecchia casa a Capalbio, al tramonto, con la musica dei Beatles in sottofondo, che traffichi in giardino con mezzo sigaro in bocca, il tuo viso finalmente rilassato e che hai trovato la pace dei sensi. Io spero che ti arrivi tutto il nostro amore. Fai buon viaggio.